Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed insegnava loro. Passando vide Lefi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Gesù invita a seguirlo e a diventare suo discepolo anche Levi, più conosciuto con il nome di Matteo. Egli era uno degli esattori delle tasse, chiamati a quel tempo pubblicani, una categoria considerata come peccatori, perché spesso usavano dare il molto denaro in loro possesso in prestito ad usura, arricchendosi ancora di più. Ed inoltre Gesù accetta l'invito ad andare a mangiare da lui, insieme a molti altri pubblicani e peccatori. Questo fatto scatena la critica dei rappresentanti della religione che lo accusano presso i suoi discepoli. Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? È chiaro che anche allora si pensava: chi va con lo zoppo impara a zoppicare, oppure dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. La risposta di Gesù sorprende gli scribi dei farisei. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. È una frase che rivela chiaramente la missione di Gesù. È venuto a guarire e perdonare noi che siamo afflitti da tante malattie psichiche e spirituali. È importante però riconoscerci malati e andare dal medico che è Gesù. Se ci sentiamo giusti e sani, non abbiamo bisogno di Lui.